Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Coralina, che mi chiede di parlare del disco del 2003 degli Evanescence, Fallen, uno dei successi più grossi degli anni 2000, questi Evanescence. Ah, va detto che il disco si apre subito con quattro pezzi, quattro singoli. Going Under, che cerca di giocare, diciamo, un po' sugli stili di un certo tipo di post grunge e new metal, con, secondo me, però, tranne la bella voce di lei, che indubbiamente ha una bella voce, per il resto il testo è veramente orribile, e proprio il modo di cantare il ritornello ho trovato talmente banale che è il peggiore forse dei singoli che hanno fatto. Quello successivo, che aveva, mi pare, un vocalist di un'altra band, new band, Paul McCoy mi pare, che faceva i controcanti, ed era Bring Me To My Life, era il classico pezzo new metal di quel periodo lì, un po' Linkin Park, un po' Link Biscuits, un po' Gotio. Sì, sono pezzi sicuramente arrangiati benissimo, prodotti benissimo fino all'ultima goccia, cioè i suoni sono perfetti, peccato che la composizione sia scontatissima, e la voce di lei dopo un po' stucchia anche con quegli urli infiniti. Io poi sono un amante di Nico e me le urlatrici mi garbano anche poco, diciamo così, le cantanti da opera quasi. Every Blood is Full è l'altro ennesimo pezzo di alternative metal, come altri 6000. certo, l'interpretazione non è male, la produzione è buona, ma per il resto secondo me proprio non c'è... se non fosse per la voce di questa qua, che è abbastanza riconoscibile seppur assolutamente non mi gusti, non distinguerei questo disco da un altro qualsiasi disco dei primi anni 2000 di un altro qualsiasi gruppo new metal. Poi si continua con tutti una canzone dietro l'altra, e c'è qualcosa di migliore, secondo me qualcosa di meglio c'è, per esempio Whisper, che chiude il disco in modo ottimo. Era un pezzo, anche questo chiaramente non nel mio gusto totale, però indubbiamente scritto meglio secondo me, e con un certo tipo di gusto, ecco, nell'arrangiamento, così come era interessante la cover Tony Cat. Niente da dire, niente male, davvero una cover ben fatta, però non l'hanno scritta loro, va detto. Non sono da buttare nemmeno Hello e Taking Over Me, ecco, quindi che ne so, è chiaro, si sta parlando di un genere che io non amo, a me questo alternative metal che sembra un finto gotico, che poi di gotico non c'è un cazzo se non qualche tastierona gonfia, perché poi alla fine testi, ripeto, è gotico cristiano, mi pare un po' strano proprio come concezione, sembra un ossimoro. La voce di questa ragazza in effetti non era male, pur non garbamboli lo stile, comunque era riconoscibile, per il sottoscritto a fine 80 primi 90, dai veri gruppi di gothic metal o dai veri gruppi industriali o dai veri gruppi di alternative metal. Questo a me sembra il classico gruppo che ha avuto la fortuna di essere sponsorizzato bene, ha avuto la fortuna di avere una bella cantante, ha avuto la fortuna che la cantante è carismatica indubbiamente, che ha una bella voce, per il resto poi è molto gusti, la musica come sapete è molto soggettiva, veramente, in un certo senso. Cosa vi posso dire? Per me questo disco qui è un disco modesto, un dischetto come tanti altri, probabilmente ha venduto milioni di copie, quindi per i milioni di persone che mi odieranno dopo questa recensione sarà uno dei migliori dischi della storia della musica. Detto questo, chiaramente qui sotto c'è il link, Evanescence Fallen è uno dei dischi che ha venduto di più di quel periodo, un disco del quale tutti ascoltavamo perché era da tutte le parti e qualcuno che li garbava c'era sempre. Alla fin fine, insomma, qui si tratta del solito pop e rock arrangiato un po' in maniera diversa, abbastanza già risentito e col solito giro di do. Poi, chiaro, la musica, come ho detto, è inspiegabile. Ascoltare, il link è qui sotto, e poi capire se piace o no.